Allora, visto che vi sta piacendo tantissimo questa rubrica sui riassunti dei capitoli dei Promessi Sposi, continuiamo col capitolo 5. Allora, avevamo lasciato Lucia e Agnese in casa, insomma, ad aspettare il frate. Il frate è arrivato, gli hanno raccontato che cosa è successo, principalmente Agnese, e quindi il frate decide di andare a parlare direttamente con Don Rodrigo, in quanto l'unica arma che ha per fare qualche cosa è la religione. Sappiamo che non ama i modi forti e quindi si reca da appunto Don Rodrigo, camminando e notando subito tutto il panorama, tutto il paesaggio, indica che Don Rodrigo, per come è posizionato sulla città, è comunque il più, diciamo, quello che vale rispetto a tutti i contadini, alla servitù, a tutti quelli che sono sotto di lui anche a livello di abitazioni. Arriva da Don Rodrigo, ci sono i bravi, che ovviamente non si possono rifiutare di far entrare un frate. Quindi padre Cristoforo entra e viene invitato al pranzo che Don Rodrigo sta facendo con altre persone, quali appunto, diciamo, uno su tutti, Azzeccagarbugli e il conte Attilio, che appunto è il cugino di Don Rodrigo, che era presente quando è successa la faccenda con Lucia. Cosa succede? Succede che padre Cristoforo chiede di poter parlare da solo con Don Rodrigo, ma non è possibile perché viene invitato a pranzo, e si parla, insomma, di dispute contro i deboli, quindi di affronto ai deboli. Padre Cristoforo non è d'accordo, quindi crea un pochino di scalpore e lasciamo il capitolo, che si conclude con Don Rodrigo che chiede a padre Cristoforo di parlare da soli. Quindi scopriremo cosa si diranno nel prossimo capitolo. E spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio e continueremo a parlare degli altri capitoli dei Promessi Sposi negli altri video. Un bacione, ciao!